grazie per l'invito e grazie per darci appunto la possibilità di raccontare quello che stiamo facendo da alcuni anni appunto in Trentino. Siamo partiti 5 anni fa ormai a Rovereto e, in una piccola galleria d'arte, erano 100 metri quadrati, per provare a replicare quella che era un'idea che io personalmente appunto avevo visto a Londra nell'estate del 2009, in quanto Hub appunto è una rete internazionale. E personalmente sono di Milano, mi sono trasferito in Trentino per fare un master in gestione imprese sociali, quindi tutto quello che è il campo dell'economia sociale eccetera, e ho avuto poi l'opportunità di incontrare il mondo di Hub, scusate sto coprendo, e quindi andare a fare uno stage a Londra in uno dei primi Hub che ha aperto per capire come funzionava questo mondo e provare a replicarlo. Nel frattempo ho incontrato due soci con i quali abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e appunto nell'estate del 2009 abbiamo cominciato a ragionare e provare a mettere in pratica appunto questa cosa che ci sembrava fosse una necessità per il nostro territorio e anche per realizzare alcune delle nostre ambizioni. Abbiamo visto da subito l'idea di realizzare un hub, un impact hub, come anche un'opportunità di realizzazione nostra. L'abbiamo sempre vista come un progetto imprenditoriale. Infatti abbiamo sempre portato avanti l'idea di hub come un progetto privato. Non siamo una realtà finanziata dal pubblico, non siamo una realtà che vive di finanziamenti, siamo una realtà che esiste perché è sul mercato. Quindi anche la nostra, ci rendiamo conto insomma del fatto che se siamo interessanti o meno proprio perché stiamo in piedi. Se non stiamo in piedi vuol dire che non riusciamo a intercettare il nostro mercato di riferimento. Alcuni numeri sulla rete di Hub, sposto ancora. Hub appunto è una rete globale, sono in questo momento più di 60 spazi in tutto il mondo. È nata a Londra nel 2005 e in questo momento è diffusa in tutti i continenti, principalmente in Europa, nel centro Europa, ma sta nascendo diversi hub negli Stati Uniti, in Asia, in Australia, in Sud Africa, c'è anche un esperimento in Nord Africa. Però appunto ha la particolarità di essere una rete globale di imprese, sono singole imprese a sé stanti, ognuna fa capo a se stessa, che si tiene insieme tramite una sorta di franchising, quindi però è un franchising democratico, insomma, no? Non c'è un hub che comanda sugli altri, ma ogni hub ha uguale potere. Ci fa sempre ridere vedere all'interno di questa lista di nomi dove c'è San Francisco, Roma, Madrid, San Paolo, eccetera, vedere Rovereto è sempre qualcosa che ci fa insomma sorridere. Questo appunto è un dato più aggiornato, più di 70 città, più di 9.000 membri, quindi più di 9.000 imprenditori, liberi professionisti, membri di associazioni, ricercatori e quant'altro che compongono un ecosistema che è sparso su 35.000 metri quadrati insomma, di spazi, in quanto la caratteristica principale di uno spazio come Hub è proprio il luogo fisico. Questo è un po' diciamo il DNA di cui è composto Hub, quindi vediamo idee imprenditoriali, spazi di ispirazione, ossia spazi belli, spazi che comunicano qualcosa, non spazi convenzionali ma luoghi che vengono costruiti anche tramite un processo di co-produzione, co-design, progettazione partecipata. In spazi che devono essere curati e trasmettere ogni giorno qualcosa di interessante di nuovo a chi li abita. Una community vibrante, ossia una comunità che deve essere continuamente animata e che è fatta di persone che hanno voglia di fare, insomma, quindi non una comunità che non si incontra, non una comunità che non si scontra, ma una comunità proprio che vibra, che ha energia. E contenuti significativi, ossia ogni giorno, ogni settimana all'interno di ogni hub avvengono degli eventi, delle presentazioni, ospitiamo persone a parlare proprio perché è una comunità che ha bisogno continuamente di nutrirsi di ciò che di nuovo succede nel mondo, proprio per riuscire a rimanere con i piedi fortemente ancorati all'interno dello spazio
ma con la testa appunto che gli occhi e le orecchie che guardano in giro quello che succede per non rischiare di rimanere appunto nel proprio recinto. Questo secondo noi, mescolato con delle pratiche di collaborazione, quindi poi approfondiremo quella che è il ruolo nostro come gestori di hub, quindi di facilitatori, genera quello che è un impatto sostenibile. La nostra realtà appunto come Impact Hub Trentino, chiamo Trentino perché siamo partiti da Rovereto, ma di recente abbiamo inaugurato una nuova sede su Trento, in questi 4 anni è riuscita a crearsi uno staff di 7 persone, qui sono 8 ma in realtà siamo 7, che lavorano full time per la cooperativa di Hub. Dopo andremo a capire di cosa si occupano tutte queste persone, però già un po' si può intuire dalle descrizioni. E perché siamo diventati così tanti? Quanto ci siamo posti dopo poco più di un anno una domanda, ossia come facciamo noi che vogliamo rimanere privati, rimanere sul mercato e continuare a offrire quello che è un servizio di co-working e di animazione imprenditoriale per un territorio come il nostro a fare i conti con gli stipendi, a fare i conti con quella che è una sostenibilità anche economica della struttura. In quanto appunto abbiamo preso un modello, quello dei co-working, degli spazi hub eccetera, che nasce e si sviluppa prevalentemente in contesti metropolitani, ossia di città, dove le città sono luoghi caratterizzati da un'alta densità di popolazione, da determinate tipologie di professioni e da una facilità di movimento. Londra sono 6 milioni di abitanti, con tutto un altro indotto di persone, eccetera, eccetera. Anche solo Milano sono 2 milioni, Rovereto sono 35 mila persone. Parliamo di altri numeri. Uno spazio di co-working che si basa solamente sull'affitto di postazioni in un contesto così piccolo difficilmente riesce a sostenere quelli che sono dei costi di affitto, di personale, di spese e quant'altro. Ci siamo accorti quindi che a tutto questo, per poter continuare ad offrire quello che era un servizio di animazione imprenditoriale e di creazione di comunità tra innovatori, imprenditori, liberi professionisti, dovevamo affiancare quello che era un'altra attività. Abbiamo visto che quello che ci veniva maggiormente richiesto era un supporto in quella che è una dimensione consulenziale piuttosto che formativa, ma dopo vado ad approfondire questi temi. Yari e Dalia sono stati con me i cofondatori dello spazio, poi abbiamo Simone Azzelli che si occupa di progettazione europea, Andrea Libardi che supporta in programmi di accompagnamento imprenditoriale per startup e nuove imprese, Fiorello si occupa di comunicazione, Alessio anche lui si occupa di supporto nei programmi di accelerazione di impresa e Andrea si occupa della gestione della community, quindi dei rapporti con i membri di Hub e della parte della dimensione più amministrativa. Questa è la nostra sede di Rovereto, la seconda sede in cui ci siamo spostati, la prima appunto diceva una galleria d'arte di 100 metri quadri, questo è uno spazio di 250 metri. Come vedete abbiamo a disposizione appunto una sala con una ventina di postazioni in open space, una sala riunioni, una cucina a disposizione dei membri e di chi utilizza lo spazio e la sala appunto che ospita anche le postazioni di coworking viene trasformata facilmente in uno spazio invece per eventi. Di recente abbiamo aperto un altro spazio appunto su Trento, che sono 400 metri quadri accanto a Piazza del Duomo. Anche qui appunto, come vedete, sono spazi che a livello di design, diciamo, a livello di allestimento caratterizzati in un certo modo. Ho detto cucina prima perché adesso diventa sempre più frequente incontrare all'interno di uffici quello che è uno spazio cucina dove i dipendenti possono prepararsi un pranzo eccetera, ma per noi la cucina è ha un ruolo fondamentale, in quanto il nostro nome all'interno di Hub è usiamo sempre queste terminologie inglesi perché veniamo da lì, però il nostro, diciamo,
Il nostro ruolo è quello di host, quindi quello di ospiti. Il nostro ruolo quindi è quello, un po' la metafora che ci viene più facile è quella del padrone di casa che dà una festa, no? Quando uno fa una festa e ha delle persone che vengono a casa sua per questa festa, fa sì che tutto sia in ordine, ci sia da mangiare, ci sia da bere per tutti, che se uno rimane da solo non sia da solo ma venga coinvolto in altre conversazioni, che tutti si sentano accolti, siano bene, eccetera, e possano godersi la festa. Trasportiamo questa dinamica di festa in un contesto lavorativo e da una parte capiamo quanto è importante la cucina, quindi quanto è importante il momento informale per creare incontri tra professionisti diversi. Pensiamo a alle chiacchiere che magari avete fatto durante questo break o durante le pause caffè che in generale si fanno, sono sempre dei momenti preziosi. Noi cerchiamo di ingegnerizzare un po' questa dimensione di incontro informale, no? Quindi far sì che questo possa succedere tutti i giorni. Dall'altra, in quanto padrone di casa, facciamo sì che ogni persona che entra all'interno di Hub si senta accolta e abbia modo di, attraverso di noi o in autonomia, in un secondo momento, di incontrare quelle che sono le professionalità che più sono interessanti per lui o per lei. Quindi solitamente quando uno entra in Hub, nessuno può iscriversi online ad Hub. Bisogna passare attraverso di noi, bersi un caffè con noi e che facciamo un terzo grado, chiediamo cosa fai, di cosa ti occupi, che cosa stai cercando e generiamo queste connessioni. Il ruolo di host, secondo me, all'interno di un coworking è più importante della dimensione di spazio. Può esserci uno spazio brutto, ma con un host, quindi un animatore, un facilitatore bravo, e quello spazio diventerà effettivamente un attrattore e un aggregatore e diventerà effettivamente una risorsa per la comunità e per il territorio. Se invece abbiamo uno spazio bello ma non è animato, non c'è l'energia giusta e necessaria, questo spazio rimarrà bello ma vuoto. Un po' lo stesso vale per i bar, no? Se un bar è molto bello ma c'è il barista che non ci sta simpatico, difficilmente torneremo. Se invece il barista è simpatico, è più facile insomma che torneremo lì. E noi lavoriamo molto sulla formazione di questo host e anche a livello globale condividiamo quelle che sono delle pratiche per formare e migliorare sempre di più questa figura. È una figura molto particolare, una via di mezzo tra quello che è un animatore, ma anche un animatore turistico, in quanto è quello che dà proprio l'energia al posto, è quello che è in grado di relazionarsi con tutti quanti, ma anche una persona che è in grado di affrontare determinate tematiche. Le persone che vengono ad Hub non vengono ad Hub per passare del tempo o per divertirsi, vengono ad Hub per generare connessioni legate alla propria professionalità. Quindi se posso permettermi appunto, visto il tema della giornata, di dare un consiglio sul tema del coworking, è proprio quello di curare molto quella che è la figura dell'animatore e del gestore della struttura. L'host appunto lo collochiamo in mezzo a questa triade di cui parlavamo prima, quindi la comunità, i contenuti e lo spazio, è quello che fa girare tutto questo. Accennavo prima al fatto che a un certo punto abbiamo avviato tutta una serie di percorsi legati alla formazione, alla consulenza e quant'altro. Direi che il nostro ruolo all'interno del contesto trentino è proprio diventato quello di host. Diciamo, abbiamo trasformato la figura di host da quella che era una persona a quella che era lo spazio stesso e ci siamo messi a interagire con il resto del territorio come se noi, come Hub, fossimo degli host del territorio trentino. Non so se è chiaro in questo momento, ma proverò a essere più chiaro ed approfondire questo concetto. Questo così, per dare un'idea di quelle che sono le tariffe che in questo momento ci sono per poter accedere ad Hub. Una postazione full time per un libero professionista o un imprenditore eccetera sono di 100 euro al mese. Con 100 euro al mese uno ha a disposizione la linea internet, una postazione su una scrivania, via linea, wifi, stampante eccetera. C'è una tariffa part time che appunto viene a 50 euro al mese e c'è una tariffa che invece chiamiamo Hub Connect, che con 20 euro al mese ti dà accesso
a tutta una serie di servizi che invece sono online. E quindi da una parte quello che è un servizio di mailing list riservato ai membri di Art Trentino, dall'altra l'accesso a quella comunità di 9.000 imprenditori, liberi professionisti su scala globale attraverso un social network che è privato nostro, quindi a cui possono accedere solo i membri di Hub e che possono interagire tra loro tramite gruppi di interesse, eccetera. Immaginiamoci proprio una sorta di Facebook anche come grafica, come layout. Chi fa parte, chi accede ai servizi di Impact Hub? Chi sono le persone che vengono e utilizzano gli spazi? Imprenditori, attivisti è una parola un po' forte, forse tradotta in italiano, comunque persone che credono in cause, membri di associazioni, insomma, creativi, artisti, innovatori, professionisti, investitori. Noi siamo una cooperativa e alcuni soci della nostra cooperativa fanno parte dei business angels trentini, quindi business angels sono figure di investitori privati che manager, imprenditori e quant'altro, che invece che mettere i risparmi in banca li investono appunto in nuove iniziative imprenditoriali e varie altre categorie. Cosa ci rendiamo conto noi agendo dalla nostra prospettiva di Rovereto rispetto a chi agisce da San Francisco? Che forse, alcune di queste caratteristiche le riscontriamo anche nei nostri membri, ma noi vediamo tanta voglia, tanta necessità e una forte esigenza di autoimpiego, no? Che sembra una parola brutta, ma non penso che lo sia. Nel senso, secondo me dovremmo anche cominciare a spostare un po' quello che è l'obiettivo, da quella che è la startup che ci immaginiamo, quindi la brillante idea che in pochi anni scala tutta una serie di indicatori e arriva a fare il 500% di quello che è il capitale investito, a invece delle realtà imprenditoriali che siano in grado di trasformare quelle che sono le competenze, le ambizioni, le capacità di chi le porta avanti in lavoro, in impresa in grado di generare degli stipendi, in grado di generare appunto nuovi posti di lavoro. Vediamo che c'è una forte necessità, una forte esigenza di dare delle risposte a domande di questo tipo. Noi lavoriamo con psicologi, con architetti, con figure che alcuni anni fa sarebbero uscite magari dal percorso formativo universitario e avrebbero potuto entrare magari in studi già avviati per poi avviare il loro. Invece adesso si trovano sempre prima a dover affiancare quella che è la loro competenza di psicologo, di architetto, quella che è una competenza imprenditoriale. Cosa significa affiancare una competenza imprenditoriale? Significa essere capaci non solo di dialogare con il paziente, ma di dialogare con il cliente. E quindi di avviare anche tutta una serie di dinamiche mentali che ti portano a dover vendere il tuo servizio, non solo offrirlo all'interno di un meccanismo già collaudato e già. E cosa ricercano queste persone all'interno di spazi come il nostro? Senz'altro ricercano confronto, nel senso che un conto è provare a scalare questa montagna da soli partendo dal salotto o dalla cameretta della propria casa, un conto è farlo con accanto altre figure che stanno affrontando lo stesso problema. E quindi la possibilità di confrontarti, di condividere un problema, di conoscere, avere la dritta su qual è il commercialista migliore tra i due che ti hanno suggerito, cose piuttosto banali ma che fanno la differenza. Cercano rete in termini di qualcuno che li supporti nella individuazione di canali di vendita, di promozione e qualcuno che li supporti nel interpretare il mondo di oggi, come si diceva appunto prima. Il mondo di oggi è molto complesso da comprendere, ci sono tantissime sfaccettature. Nel momento in cui qualcuno mi parla di realtà aumentata, io sono uno psicologo e accanto invece ho un informatico che mi può, con cui posso scambiare subito due parole e capire che cos'è questa realtà aumentata per poterla aggiungere a quello che è il mio bagaglio di competenze, questa è una forte ricchezza. Quindi il fatto di essere una comunità variegata di professionalità diverse diventa un elemento assolutamente di ricchezze che può essere tradotto anche qui in termini di
competenze che viene spesa poi a livello professionale, a livello lavorativo. Questo mi sembra un punto importante. Spesso si pensa che appunto Hub sia un posto per gli start-up. Hub noi lo consideriamo uno spazio che si occupa di animazione imprenditoriale. Noi abbiamo aggiunto due categorie a quell'elenco di nomi, in quanto da alcuni anni lavoriamo anche con il mondo della disoccupazione dei disoccupati, che non occupati, eccetera, e col mondo delle banche. Quindi in Trentino ci sono più di 40 casse rurali e abbiamo avuto la possibilità di intercettare anche questo mondo, in quanto sono degli attori cruciali, fondamentali anche per tutta la sfera che riguarda il mondo appunto imprenditoriale. Faccio una breve carrellata, appunto questo è quello che offriamo appunto a nuovi potenziali aspiranti imprenditori, persone che arrivano con idee brillanti e che hanno bisogno di tradurle in realtà e in impresa. A proposito di Segway, abbiamo stiamo accompagnando una startup che ha sviluppato una bustina di tè, cioè in realtà è una persona sola, però tendenzialmente è una startup, una bustina di tè, si chiama Narra Tè, il progetto, il claim è la letteratura ha scoperto l'acqua calda, e al posto che esserci il cartoncino che c'è in fondo alla bustina di tè, c'è un libretto che uno si legge durante il tempo di infusione del tè. Di solito fa scena questa cosa, però come potete immaginarvi è qualcosa che ha molte difficoltà a livello di creazione di un mercato. Quanti di noi comprerebbero una bustina di quel tipo a 3 euro? Probabilmente nessuno. E comunque diciamo, cerchiamo di supportare anche chi ha progetti un po' balzani di questo tipo, ma prevalentemente ci concentriamo su chi ha idee più, o ci capitano sott'occhio, sotto le mani, idee più pratiche. Cosa facciamo? Europrogettazione, sappiamo che tanti piccoli e medi imprenditori, anche con la nuova programmazione dell'Unione Europea, possono avere accesso a fondi, finanziamenti e quant'altro. Spesso non vi accedono perché non hanno le competenze, non hanno le risorse interne, non hanno la conoscenza che esistano questi fondi, quindi proponiamo a piccole e medie imprese di avere accesso appunto a questi finanziamenti. Inoltre accompagniamo pubbliche amministrazioni anche qui nella progettazione, creando partenariati a livello europeo e PALDA, eccetera. Supportiamo quello che è la definizione appunto del modello imprenditoriale utilizzando uno strumento che non so se magari alcuni di voi già conoscono, che si chiama Business Model Canvas. Se qualcuno lo conosce sa di cosa parlo, è uno strumento visuale, grafico, immaginatevi un cartellone che divide in 9 blocchi quello che è un potenziale progetto d'impresa, no? Ed è molto concreto come strumento. Questi 9 blocchi vanno da chi sono, tu sei un progetto imprenditoriale, devi sapere chi sono i tuoi clienti, quindi chi è la tua domanda pagante, quindi non chi usa il Segway o Narrate, ma chi spenderebbe dei soldi per usare il Segway o comprarsi il Narrate. Quindi partiamo da chi sono i clienti per capire quello che è il valore che tu offri, e attraverso appunto questi 9 passaggi si arriva alla definizione di quello che è il tuo modello, progetto imprenditoriale. Dico che è uno strumento importante per noi perché noi raccontiamo questa cosa che è uno strumento che è nato da un libro che si chiama Business Model Generation, composto da più di 400 economisti eccetera che lavoravano proprio su questo, e noi raccontiamo questo sia a chi è inoccupato o disoccupato per teniamo dei corsi per l'Agenzia del Lavoro di Trento rivolta appunto a non occupati. Se raccontiamo questo strumento a loro per aiutarli nella definizione di quelli che sono i propri progetti imprenditoriali, sia ai bancari. È molto interessante anche questo lavoro, abbiamo la possibilità, la fortuna di lavorare con gli addetti al credito delle casse rurali, quindi con chi si rivolge, con chi si interfaccia, con chi va a richiedere prestiti, mutui, finanziamenti. Li facciamo calare nella parte degli imprenditori.
Quindi diciamo, bene, provate a costruire un progetto di impresa e a raccontarlo e a presentarvelo e vediamo se direste sì o no a seconda delle circostanze. Quindi cerchiamo un po' di uniformare i linguaggi. Nei prossimi 3 anni andremo a raccontare questa cosa del business model Canvas a più di 1000 persone in Trentino tramite questi corsi. E questa noi pensiamo che sia una forte innovazione sociale. È il fatto di fornire degli strumenti reali, utilizzabili subito, che cambiano quello che è l'approccio, la mentalità attraverso la quale tu ti relazioni con quella che può essere un'idea balzana che ti viene in mente. Formazione è quello che facciamo sia all'interno delle scuole, andiamo nelle scuole a cercare di instillare sin da subito, fin da presto, quello che è un approccio imprenditoriale che i ragazzi possono avere. Lo sappiamo che appunto che in Italia cominciamo a lavorare, insomma siamo un po' più, arriviamo sempre un po' più tardi degli altri. Quando ero a Londra a fare uno stage, la mia tutor era 2 anni meno di me. Però appunto se riusciamo a fare un lavoro culturale e di approccio sempre prima, diciamo, quindi cominciando già dalle scuole superiori, possiamo far sì che un ragazzo invece che perdersi via a ragionare su un proprio progetto, non sapere cosa fare, eccetera, possa provare o possa venirgli lo stimolo, l'idea di affrontare un proprio percorso imprenditoriale con degli strumenti che ovviamente non sono completi, però che lo aiutano ad essere più concreto in quello che immagina, in quello che pensa, in quello che crea. Quindi abbiamo detto che accanto a quella che è la dimensione di coworking, che per noi è fondamentale in quanto è la community di Avio in questo momento è composta da una novantina di persone che utilizzano gli spazi o la rete, e questo è quello che permette a noi di essere continuamente in contatto con le esigenze di chi si approccia al mondo del lavoro di adesso e ci permette di essere in contatto con quelle che sono le novità nei vari settori. Noi funzioniamo in questo momento un po' come delle spugne relazionandoci su questi diversi tavoli, no? Quindi il mondo della disoccupazione, il mondo dell'imprenditoria, delle partite IVA, delle banche, della pubblica amministrazione, delle scuole, eccetera. Sintetizziamo, cioè assorbiamo quelle che sono esigenze e contenuti un po' da tutte le parti, proviamo a fare sintesi e a iniettarle, diciamo, là dove ci viene richiesto. Quindi per noi la dimensione di coworking è importante per questo, perché sono i nostri tentacoli. Cerchiamo di restituire continuamente tutto questo portato di conoscenza e contenuti ai nostri coworkers, quindi a quelli che utilizzano, alle persone, ai professionisti che utilizzano i nostri spazi, e rendiamo il tutto sostenibile a livello economico provando a, tra virgolette, vendere questa conoscenza che sintetizziamo e a vendere appunto quelli che sono dei servizi che affianchiamo. Un'altra cosa che sembra brutto da dire, però è reale, per noi noi siamo nati come coworking, abbiamo affiancato la dimensione consulenziale e formativa. In questo momento per noi la dimensione coworking è quasi un'attività di marketing anche, nel senso che le persone ci conoscono, si rivolgono a noi perché, non perché facciamo corsi o la formazione e quest'altro, per ora. Ma ci conoscono perché sanno che Hub è un po' dove non sai mai più o meno cosa puoi trovare, sai che succedono le cose legate all'innovazione, sai che c'è un determinato codice, sai che c'è una realtà internazionale, eccetera. Quindi in questo momento per noi l'attività di coworking funziona anche per questo motivo. Eventi, questo appunto è un'altra delle attività che facciamo. E questo è un po' uno degli. Abbiamo 2 slogan a livello globale come Hub. Uno è il sottotitolo di Hub è dove il cambiamento va al lavoro, no? Quindi mescolando queste 2 dimensioni di cambiamento, il primissimo sottotitolo di Hub era un posto per persone con idee che vogliono cambiare radicalmente il mondo. Un po' utopica, un po' forte, insomma, come frase, però
Hub nasce come spazio per l'innovazione sociale, questa è la, diciamo, quello che fa parte del nostro DNA. Recentemente appunto abbiamo cambiato nome, prima si chiamavamo The Hub a livello globale, poi i vari The Hub, Rovereto, eccetera. Quella Hub è diventata piuttosto inflazionata e abbiamo affiancato alla parola Hub questo impact, nel senso che quello che caratterizza la nostra community globale di spazi, di persone, è proprio la ricerca dell'impatto, il tentativo di avere un impatto inteso come impatto sociale, impatto positivo, migliorare quelle che sono, affrontare dei problemi, utilizzare lo strumento del lavoro dell'impresa come uno strumento di cambiamento. Non può succedere appunto in isolamento, ma richiede un'azione collettiva, si spiega insomma da solo. Io vi ringrazio, poi se ci sono domande appunto sono a disposizione.